Uè, testina! Ma quel turco lì, ma non era il Ciapanoglu? Non lo chiamavate mica Ciapanoglu, quel turco lì? E cos'è? È diventato un fenomeno? Mamma, che è stato fatto! Può descrivere, ne ha descassato fatto! Siete fighi fatto! Siete un pic fit fatto, onest! Mamma mia, quante trasmissioni così! Quanta gente ho sentito snobbare! Ma chi è quello lì? Ma Ciapanoglu, ma quello, ma Ciapairat, vai Ciapairat, ma Tratavi, ma da do, da de, ma quando mai? Ma quello si cacca sotto nei momenti decisi. Quante volte ho sentito dire queste cose qua, queste robe qua? Quante volte lo sto sentendo? E mo lo volete far passare per un fenomeno? Ma Tratavi, Kerkaer, guardate, vi siete portati a casa, una serpe vi siete portati a casa. Questo ha avuto il barbaro coraggio di fare pure un post Milan grazie di tutto. E dopo mezz'ora se ne avesse fatto la fotografica la Madeleine d'Air da che eravamo. Capito? La Madeleine d'Air. Dico io, ma voi ufficializzate un acquisto e gli mettete la maglia tipo quelle diciamo che così che si vendono alle bancarie. Cioè non gli fate nemmeno una maglia davvero. Oh, ma vi rendete conto? Cioè non trovo normale una cosa del genere. Cioè fate l'annuncio di un acquisto ufficiale, non gli mettete la maglia addosso, ma l'avete fatta la maglia quest'anno? O non, perché qua poi, sai, si fa dell'ironia, poi si offende, no? Dice, oh, ma tu non devi parlare dei conti, da do, da de. Ma scusa, ma non gli mettete la maglia addosso come si deve quando si fa? Cioè io so che quando uno annuncia un giocatore ufficiale, gli prende la maglia ufficiale. L'avete fatta la maglia ufficiale questa? Ah no, non so se voi mettere quella maglia di 4-5 colori, striscia orizzontale, verticale, orizzontale, cerchio, ton, striscette. Mamma, ma che schifo. Vabbè, comunque ragazzi, non voglio tornare più su questo discorso qua. Veramente ragazzi, a parte tutto lo sfogo che ho avuto, perché ripeto, non esiste al mondo che un giocatore deve passare dal Milan all'Inter come se nulla fosse. No, ma quello ci voleva un po' di indifferenza. No, non ci voleva indifferenza. Ci voleva una bella trieta di gas time, sai? Proprio quelle bestemmie belle pesanti. Adesso tu sei proprio un zaveus, sei un inzivoso. Poi non voglio andare oltre perché non vale la pena, veramente. Però, diciamo, indifferenza, no, indifferenza no. Poi volevo rispondere ad un giornalista, chi sfascia un giornalista, fanno i giornalisti, fanno. Non faccio il nome perché sai com'è, ancora sono gente pure che se la. Sai, vabbè, comunque, sai che cosa ti dico? Leggo, ho letto poco fa, perché proprio mi sono imbattuto in questa notizia qua, i milanisti fanno gli offesi. Perché Calhanoglu vestirà la maglia dell'Inter, come se si sono dimenticati di quello che è successo con Ronaldo. Ma Ronaldo, quando è andato via dall'Inter, che tra l'altro è andato via dall'Inter, diciamo sotto, cioè, pagamento di una, è stato pagato, voglio dire, il cartellino di Ronaldo dal Real Madrid all'Inter, non è che è andato a parametro zero. Al di là di questo, il fenomeno è andato dall'Inter al Real Madrid ed è rimasto lì 4-5 anni, ha vinto, giocato, ha segnato, eccetera, eccetera. Dopo 4-5 anni è tornato al Milan. Che cosa c'entra? Che tipo di paragone fai? Ma ti fanno fare il giornalista pure. Incredibile. Ho sentito dire perché i milanisti non sognano Icardi. Aspi, bella bella, io non lo sogno Icardi. Ma al di là di questo, qualcuno che lo sogna magari ci sarà pure. E quindi che c'è di male? Se Icardi andrà all'Inter non è la stessa cosa, no, al Milan non è la stessa cosa, no, non è la stessa cosa, perché Icardi è passato anche lì sotto pagamento del cartellino al Paris Saint-Germain, c'è stato, ha giocato, sono passati gli anni e poi magari se poi magari tornerà al Milan un giorno, non è la stessa cosa di stare a trattare con il Milan, avere un'offerta del Milan, giocare con il Milan fino all'altro ieri e poi il giorno dopo passare all'Inter. Sono due cose completamente diverse. Cioè anche una gallina capirebbe una cosa del genere. Cioè non è normale non capirlo questo fatto qua. Vabbè, quindi lo volevo dire questo fatto perché mi è sembrato veramente incredibile dover sottolineare pure questo tipo di discorso. Poi detto questo, detto prego, prego, passa, passa. Detto questo, mi sono messo in un posto oggi particolare.
Detto questo, volevo rispondere invece, qua il nome lo faccio perché noi abbiamo un ottimo rapporto, quindi non è un dissing come quelli che per fare click eccetera, ma visto e considerato che abbiamo un rapporto ottimo, voglio parlare del video che ha fatto lo Zoccolo Duro, saluto Luca, che spesso e volentieri noi ci becchiamo anche durante le live, quando spesso e volentieri abbiamo delle idee che non vanno sempre alla, diciamo, all'unisono. In questo caso ha fatto un super sfogo ieri, che è un'idea, diciamo, una sua idea, che è a tutte, diciamo, come dire, a tutte le, come cazzo se dice, insomma, può avere questa idea diversa dalla mia, però certamente io, di tutto il discorso che ha fatto, sono d'accordissimo soltanto su un punto, e cioè quello che quando un giocatore ha un contratto, prego, vada, quando un ha un contratto in se mi chiude la porta gentilmente, grazie. Quando un contratto va in scadenza, tu preferisci prendere un giocatore e metterlo in tribuna. Sarebbe la cosa giusta da fare, visto e considerato poi che c'è questo rischio. Allora, magari avere il pugno duro in questa occasione è giusto, anche se, ripeto, molte volte non è facile portare avanti quest'idea qua, perché è normale che se tu vai. Diciamo, prendi uno dei tuoi migliori giocatori e lo metti in tribuna perché chiaramente non firma il rinnovo di contratto, crei ovviamente un danno dal punto di vista tecnico alla tua squadra perché devi giocare chiaramente con uno dei tuoi migliori giocatori, in tribù, senza uno dei tuoi migliori giocatori. Quindi, da questo punto di vista, devi avere le palle per poter fare una cosa del genere e soprattutto devi avere la rosa in grado di sopperire a quell'assenza lì. Perché molte volte io dico, spesso lo dico questo fatto qua, ho apprezzato come De Laurentiis ha fatto, come dire, ha fatto quel tipo di discorso con Milik. Però l'ha potuto fare anche perché là davanti c'aveva fior fior di campioni, quindi se Milik stava in tribuna, voglio dire, poteva tranquillamente farne a meno. Diverso è il discorso di Donnarumma: ti vuoi fare un campionato con Tatarusanu? Beh, io no, ragazzi, io no, non avrei fatto un campionato intero con Tatarusanu. Oppure cosa, in questo momento qua facciamo lo stesso discorso con Çalhanoğlu: ti vuoi fare tutta la stagione senza Çalhanoğlu e Donnarumma? Ragazzi, io dubito che avremmo raggiunto il quarto posto, magari l'avremmo raggiunto lo stesso, io non credo. Però vengo al punto, quando mi sento dire il solito discorso, preferisco vincere una Coppa Italia, vero Luca, rispetto ad un quarto posto, perché abbiamo visto che il quarto posto non ti cambia la vita. Allora, ragazzi, da questo punto di vista devo iniziare a dissentire completamente da quello che dice lo Zoccolo Duro Luca. Perché dico questo? Perché non è, noi sapevamo, almeno io sapevo, che non è che con un quarto posto per un anno, dopo 7 anni che tu la Champions non la fai, potevi prendere e cambiare la tua vita dall'oggi al domani. Qua si parla di introiti che vanno dai 40 ai 50 milioni, diciamo più o meno, in più rispetto a quelli, diciamo, che non abbiamo preso durante questi anni qua. Quindi non è che con quei 50 milioni avremmo potuto fare chissà cosa. Puoi fare qualcosa di importante, questo sì. Ci vuole la continuità, noi dobbiamo cercare la continuità. Chiaramente questo tipo di introiti ti danno la possibilità di fare quel qualcosa in più per poter rendere la squadra ogni anno migliore e quindi cercare ogni anno di arrivare quarto, di arrivare terzo, di arrivare secondo, magari di arrivare primo, eccetera, eccetera. Però è un discorso che tu devi cercare di dare continuità. Poi, questo è un discorso che faccio a tutti quanti i milanisti che iniziano a contestare. Io vi ho già detto, ragazzi, dobbiamo tener conto del fatto che siamo a giugno, siamo al 23 giugno. Non mi potete venire a dire ma che sta facendo quello, ma che sta facendo quella, ma che cosa ne sapete voi di quello che vuol fare Maldini? Ma secondo voi Maldini e Massara, oppure se non vi piace Massara, Paolo Maldini, secondo me ne capisce meno di noi? Ne capisce meno di noi Maldini, fatemelo sapere. Maldini non sa che cosa serve per migliorare questo Milan. Non lo sa, secondo voi, che cosa serve per migliorare questo Milan. Quindi affidiamoci a lui. Poi, Luca, mi dicevi, voglio un trequartista che prende 5 milioni, non ve ne uscite con uno che prende 2 milioni. Questa è un'altra stronzata, per come la vedo io. Perché?
Il discorso di Tomori non ti dice niente, non vi ha insegnato niente Tomori al Milan. Tomori al Milan non vi ha insegnato niente, un signor nessuno che viene al Milan, un signor nessuno, un giocatore che comunque faceva la panchina al Chelsea, non era assolutamente uno, diciamo, dei titolari, eccetera. Hai visto le qualità del giocatore ed ecco qui l'importanza dello scouting ed è questo che dobbiamo fare noi in questa fase. Se noi non possiamo andare a prendere il giocatore da 40 milioni, come dici tu, e pagarlo 5 milioni all'anno, 6 milioni all'anno, io mi devo affidare ad uno scouting che sa fare il proprio lavoro e lo fanno bene. Questo è il discorso che dobbiamo imparare ad accettare, ad apprezzare, ad apprezzare. Prendere giocatori semi sconosciuti che diventano dei fenomeni. E badate bene che il Milan nella propria storia è lì che ha fatto la differenza. Non ha mai preso il Milan giocatori già fatti, si possono contare sulle dita della mano, i giocatori già pronti, i campioni già affermati. Rui Costa nel Milan è stato il giocatore più pagato nella storia del Milan fino a un po' di tempo fa. Per anni è stato il giocatore più pagato del Milan. E Rui Costa fu pagato appena 30-35 milioni. O giù di lì. Quindi, ragazzi, non stiamo parlando di cifre astronomiche. Il Milan, i suoi campioni, li ha presi quando stavano per diventarlo. Vedi Riccardo Kakà, vedi Andriy Shevchenko, ce ne sono un sacco. Vedi lo stesso Weah, che si vedeva che aveva delle potenzialità, ma non era quello che poi abbiamo visto al Milan. Quello è il tipo di giocatore che dobbiamo andare a prendere, che vi piaccia o no. Noi non possiamo andare a prendere giocatori da 50 milioni e pagarli 6, 7, 8 milioni all'anno. Non significa niente avere un monte ingaggi. Il discorso sul monte ingaggi ci sta pure, ci sta pure. Devi sicuramente aumentare il monte ingaggi per cercare di mantenere la squadra ai livelli. È giusto. Ma non è che noi dobbiamo per forza di cose, adesso sentivo dire, i giocatori dalla prossima volta voglio 5 anni di contratto. Sì. Ad accepto captain. In un mondo olivo qualsiasi e te lo devi piangere per 4-5 anni perché ricordatevi, ragazzi, ricordatevi che quando trovi il giocatore che non vale e ti rendi conto che non vale, quando poi gli fai un contratto di 5 anni, non lo riesci a piazzare e in quel caso il giocatore, il suo entourage, lo sapete che cosa dice? Dice no, io ho un contratto e voglio rispettarlo, quindi resto qui fino alla fine del contratto. Quindi non è sempre così, non è sempre così, perché tu magari dici, Theo Hernandez prende 1,5 milioni, ovviamente quando l'abbiamo preso Theo Hernandez, e questo va sempre ad aumentare il discorso, a maggior ragione a sottolineare quanto è importante lo scouting in questo senso qua. Theo Hernandez, voi lo conoscevate come uno dei migliori terzini del mondo? No, è diventato uno dei terzini migliori del mondo. È lì che bisogna fare la differenza. Perché andare a fare quello che fa il Paris Saint-Germain, sono bravo anch'io, sono bravo anch'io, ma non tutti possono permetterselo. Quindi va fatto un discorso, dobbiamo avere pazienza. Theo Hernandez prende 1,5 milioni, allora ho sentito dire adesso prima che scappi via, gli dobbiamo fare un contratto. Ok, è vero, bisogna sicuramente adeguargli il contratto a Theo Hernandez. Matteo Hernandez ha 5 anni di contratto e quello che ha finito è il secondo. Ha ancora 3 anni di contratto, Teo Hernandez. Che cosa vogliamo fare? Non possono far niente. Iniziamo a parlare, sicuramente possiamo iniziare a parlare. È giusto iniziare a parlare adesso del contratto di Teo Hernandez per non avere problemi tra 3 anni. È giusto, è giustissimo. Però non significa che io adesso, se riesco a trovare un trequartista con le stesse caratteristiche di Theo Hernandez, cioè giocatore semi sconosciuto che invece è un fenomeno, è quello che devo fare. Non che devo per forza di cose andare a prendere uno che ne prende 5 o 6 di milioni, strapagato, chissà che. Perché? Perché? Dove sta scritto? Anch'io sogno un giocatore di quel livello là, ma se non me lo posso permettere, abbiate fiducia del nostro scouting, della nostra dirigenza. Sento ancora dire giornalisti, sento ancora dire giornalisti, non tifosi, a parte i tifosi che posso capire, giornalisti che vengono a dire, giornalisti che vengono a dire,
Il Milan ha fatto un danno clamoroso perdendo Donnarumma e Calhanoglu a 0. Ironia! Donnarumma a 0, Calhanoglu a 0. Che poi tra l'altro ho saputo che gli interisti, la Marotta, gli ha dato 3 milioni e mezzo di commissioni alla gente per portarselo a casa. Quindi alla fine vedi i nudi vengono al pettine come al solito. Ecco perché anche se quello ha preso quei 500, quel milione in più, che a quanto pare è a salire... A quanto pare da 4 passa a 4 e mezzo. L'anno prossimo prenderà, che poi per 3 anni il Milan ne offriva 4. Quindi immaginate voi. Evidentemente quei 3 milioni e mezzo al procuratore hanno fatto la differenza, perché Milan solta a chissà di commissione non vuole de e fa bene, e fa bene. Ma questa cosa non cambierà mai se ci sarà sempre il coglione di turno che gli darà quei soldi. Questo è il discorso. Adesso hai sentito De Paul che probabilmente non è fatto, ha detto Marino che non è niente di fatto di ufficiale con l'Atletico Madrid. Questo è un altro modo per cercare di aumentare ancora di più, magari di far diventare, diciamo, sai, di fomentare il mercato, di far sì che diventi un'asta per lui. Il Milan non partecipa ad aste, ma non perché i soldi non ce li abbia, perché è giusto così. Perché non va a strapagare i giocatori. Non va a strapagare i giocatori. Il Milan fa la sua valutazione sui giocatori e gli dà i soldi che gli deve dare. È giusto così. È giusto così. Perché noi non possiamo fare gli stessi errori fatti con i cinesi. Ma quegli anni lì non vi hanno insegnato niente. Abbiamo speso 250 milioni in una sola sessione di mercato. Uno schifo abbiamo fatto quell'anno lì, uno schifo abbiamo fatto quegli anni lì, strapagando giocatori che non valevano un cazzo. Questo è successo. Non va bene quel tipo di strategia. No, ma io voglio vendere quello, voglio comprare, voglio fare, voglio questo, voglio quest'altro. A vita asce bella bene, con calma, affidiamoci alla nostra dirigenza, che sanno fare il loro lavoro. Non siamo noi a dirgli che cosa devono fare. Fiducia totale in Paolo Maldini. Maldini ha giocato nei migliori Milan per 25 anni. Sa che cosa si è, che cosa serve per vincere, lo sa. Sa che cosa significa giocare con quel campione, con quel tipo di giocatore, lo sa. Non siete voi che glielo dovete dire, lo sa. Altché ha perso quella. Maldini ha fatto la valutazione, 4 milioni per Calhanoglu, so pure a sé. C'è qualcuno che gliene vuole dare 5, c'è qualcuno che gliene vuole dare 6. Gioladesr. Vedo che avete capito perfettamente come si sostiene un club, si rende sostenibile un club. Dici, ma a me tifoso che cosa mi interessa? No, mi interessa. Perché io voglio stare tranquillo, che il mio club deve stare tranquillo, deve poter fare il suo lavoro bel tranquillo. Perché tra l'altro, e questa forse è la cosa più importante di tutti questi 20 minuti di video, forse è la cosa più importante, l'ho detto solo adesso, il Milan e Elliot è arrivato qui al Milan con un obiettivo, e l'avete già dimenticato, rendere questo club sostenibile, ripulirlo di tutti i debiti che aveva, che erano per centinaia di milioni. E solo allora può diventare un club come questo, magari anche vendibile, magari anche, come dire, appetibile per altri proprietari, per altri investitori. Perché un club inzuppato di debiti, chi cazzo se lo prende? Questo è l'obiettivo numero uno di Elliot, che si sta trasformando nel tempo, perché adesso in dirigenza c'è uno che il Milan ce l'ha a cuore e quindi vuole unire le due cose. Se rendere il club sostenibile finanziariamente, ma farlo diventare comunque vincente sul campo. Questo è il discorso. Questo l'avete già dimenticato. Quindi se voi volete Elliot via, Elliot out, e volete uno sceicco di turno, per fare un discorso del genere, il club si deve ripulire dei debiti, si deve rendere sostenibile, deve avere un parco giocatori bello, tranquillo, leggero, con un monte ingaggi sostenibile, pieno di giovani
che sono vendibili, che hanno futuro, che sono futuribili. Questo è rendere un club moderno e con il futuro davanti. Non inzupparlo di debiti strapagando giocatori che non valgono un cazzo. Perché il Milan, quando vuole spendere i soldi, li spende. E fino a prova contraria, ve lo dico ancora una volta, fino a prova contraria, fino ad ora abbiamo speso 15 milioni per Magnan e 28 milioni per il nostro difensore, Tomori, ok? Li abbiamo spesi quest'anno, in questa sessione di mercato. Gli altri che cazzo hanno speso? Che cosa hanno speso gli altri fino ad ora? Per starmi a sentire già adesso a giugno le vostre paranoie. Questo è il discorso. State tranquilli, che faremo una grande squadra anche quest'anno. State tranquilli. Ciao a tutti.